Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. Questa è una mostra particolare, non perché rispetto ad essa non si debba parlare di valori estetici così come si parla per tutte le altre mostre, ma perché questa è una mostra che ti immerge direttamente in un clima. Sono 100 quadri che parlano tutti della Prima Guerra Mondiale. Noi sappiamo che appunto si è ricordato il centenario della Prima Guerra Mondiale. Ecco, Paolo Del Giudice ha dipinto nel giro di un paio d'anni questi oltre 100 quadri che tutti sono concentrati sul tema della Prima Guerra Mondiale. La prima cosa che viene spontaneo chiedersi è: ma come mai un pittore pensa di fare una cosa del genere? Evidentemente la risposta sta, come dire, nella riflessione, nella cultura e anche direi nel sentimento morale del pittore. Il pittore ha capito che poteva essere suo compito questo rievocare una tragedia immane, una tragedia che ha fatto milioni di morti, come sappiamo, una tragedia che è passata attraverso sofferenze incredibili. Ma il suo grande merito è stato ed è quello di essere passato attraverso la memoria, attraverso la pittura, dentro questa guerra e questa tragedia, senza fare nessun tipo di retorica. Qual è la sua operazione? Lui prende le cose essenziali che hanno fatto la guerra, cioè gli uomini, i soldati semplici, i tenenti, i generali, l'intendenza, i mezzi, cioè le armi, i cannoni che provocavano le distruzioni, poi le distruzioni che lui ci fa vedere in molti quadri e poi le conseguenze che lui ci fa vedere nei profughi. Sicché il suo è un vero poema che può essere letto nei singoli quadri, ma che inevitabilmente viene sentito da chi si immerge, diciamo, nella mostra come un unico poema, come un unico racconto. E c'è anzitutto un grandissimo merito morale. Avviene che attraverso la sua enorme sapienza pittorica e attraverso una scelta stilistica che è evidente e che traspare da tutte le opere, Del Giudice riesce, proprio attraverso la forza, proprio attraverso la potenza dei quadri, a dare ulteriore sottolineatura a questo clima morale che è il risultato iniziale, ma vorrei dire anche finale, della mostra. La mostra, assieme naturalmente a Paolo Del Giudice, l'abbiamo sistemata e allestita in tre spazi, in tre ambiti. Ognuno dei tre ambiti però contiene tutta la mostra, perché ci sono tutti i temi fondamentali della mostra. Quindi in ogni ambito ci sono le figure umane, i soldati, ci sono gli assalti della guerra, ci sono gli strumenti della guerra, cioè i cannoni, e ci sono le distruzioni della guerra. Ecco, questo noi possiamo vederlo in ognuno dei tre ambiti, perché ognuno dei tre ambiti è la mostra completa. Questo si può vedere facilmente osservando alcuni quadri. Io mi riferirei anzitutto a quest'opera che è qui alla mia destra, dove abbiamo questo uomo mascherato con la maschera antigas e col fucile. È estremamente emblematica, no? È una figura quasi da alieno. Ed è una figura da alieno perché noi, umanità, diventiamo alieni a noi stessi nel momento in cui ci mettiamo in condizione di doverci vestire in questa maniera.
Ecco perché quest'opera è così forte, così emblematica. E c'è naturalmente la capacità stilistica, quella di far emergere la figura da uno sfondo che inevitabilmente viene a indicare lo sfondo del tempo, lo sfondo della temporalità su cui tutti gli eventi scorrono e da cui tutti gli eventi vengono tratti nel momento in cui il pittore si sofferma su di essi. Alla mia sinistra il grande mezzo di distruzione della Prima Guerra Mondiale, che non furono tanto le bombe sganciate dagli aerei, perché l'aviazione sappiamo che era ad una fase iniziale della sua storia, furono i cannoni. E del giudice ti dà tutta la potenza del cannone. Lui riesce, con la sua maniera pittorica, a darti la forza e il peso dell'acciaio di cui il cannone è fatto. Ti dà la sua meccanicità, la sua forza fisica proprio, no? E lo fa diventare questo strumento di distruzione che in effetti fu. Se poi vogliamo soffermarci ancora un momento su questo tema dei mezzi di distruzione, ecco, possiamo dare un'occhiata più precisa, più da vicino a quest'altro cannone, no? Rossastro, violento si potrebbe quasi dire, ma è una violenza contratta, compatta. È formidabile la capacità del pittore di dare con una pittura molto corsiva, quindi non ferma sui particolari, ma anzi riassuntiva, di darti però tutta la presenza, la forza, la potenza dell'oggetto che prende in considerazione. Quindi forza da un lato, dall'altro lato anche immersione in questa memoria, in questa cronaca tremenda che fu la Prima Guerra Mondiale. Qui nel corridoio abbiamo scelto di mettere questi piccoli quadri già uniti in sequenza da una parte e dall'altra, come una specie di trincea attraverso la quale sia indispensabile passare per vedere tutta la mostra. Io penso che veramente questo corridoio può essere definito una sequenza di ombre, perché i gruppi umani che sono rappresentati, vedete come entrano nello sfondo, vedete come fanno tutt'uno con questa dimensione temporale che inevitabilmente è lo sfondo su cui tutto questo si colloca. Ed è una sequenza di ombre voluta dall'autore, naturalmente, che sa benissimo quello che fa. Allora voi avete, per esempio, la scena dei fucilati, le terribili decimazioni che si facevano durante la Prima Guerra Mondiale, eccetera. O poi vedete la portantina, vedete questi soldati sull'attenti, non si sa, che aspettano qualcosa. Vedete il carro dei profughi che si allontana, ma poi seguendo tutta la disposizione delle opere vedrete anche le distruzioni e vedrete anche gli uomini ripresi più da vicino. In ogni ambito c'è tutta la mostra, come vi dicevo. È veramente efficacissima questa maniera di costruire il percorso e di costruire tutta la mostra da parte dell'artista, proprio perché lui usa con giusta alternanza le opere di grande dimensione, le opere di media dimensione, le opere di piccola dimensione, tutte confluenti a rappresentare questa enorme tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale per l'umanità. In questo terzo ambito della mostra mi soffermerei un attimo sulla presenza dei tantissimi ritratti. Paolo De Giudice non ha fatto ritratti di fantasia, è partito da immagini storiche di generali, di comandanti o di soldati e su questo ha costruito poi con la sua abituale capacità i ritratti. E questi ritratti sono tutti estremamente vivi e palpitanti. Non ce n'è uno che non sia significativo e che non ti metta davanti agli occhi una persona vera, una persona travolta dal tempo, certamente, ma con tutta la sua forza e la sua presenza. Questo vale sia per i generali che ho qui alla mia destra, che hanno proprio, diciamo, l'aspetto di generali, cioè che entrano nella nostra mente con la stessa peculiarità in cui entrano nella nostra mente le immagini storiche, fotografiche dell'epoca. E così alla mia sinistra avete una sequenza di volti, di graduati o di soldati, che hanno la stessa potenza e la stessa verità, ognuno individuato nella sua umanità.
del giudice riesce a dirci: guardate che queste persone sono esistite veramente, guardate che queste persone sono tantissime, sono morte. Ed erano così giovani, erano anche, diciamolo pure, così belli. E da questa forza che nasce poi quella che ho chiamato all'inizio la cadenza morale della mostra. È una mostra questa che attraverso la bellezza estetica, la forza estetica, ci induce inevitabilmente a pensare in termini morali rispetto alla nostra storia passata, rispetto alla Prima Guerra Mondiale, ma in generale rispetto a quella che è la nostra storia, la quale è quella che ci ha fatto quello che siamo, e non è detto che dobbiamo essere molto contenti di quello che siamo e di come la storia ci ha fatto. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom.